Allora, dopo una porzione di lasagne, adesso un'altra banana che è pesante, pesantissima. Procediamo. Ciao Rambo. Ciao Isabella. Isabella, mi raccomando. Stai tranquillo, Rambo, non ho ancora mangiato. Lasciami in pace, non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Ecco, io non capisco, la prima volta può essere un caso, può succedere, ma la seconda, no dico, la prima volta può essere un caso, può succedere, ma la seconda volta in due giorni è un po' troppo, cioè o lo fai apposta o sei matta, sei matta? No. Allora quindi lo fai apposta, vuoi morire? No. Ce l'hai con i tuoi genitori? No. Ah, ho capito, vuoi attirare l'attenzione di qualcuno che ti trascura, è così? Sì. Ah ecco, e perché ti trascura? Non lo so, dottore, me lo dica lei. Ma perché mi trascura? Beh, chi è che ti trascura innanzitutto? Lei. Ah, è una donna che ti trascura. È un lui. Un lui? Ah, è un lui, e chi è? È lei. Io? Cioè tu hai fatto tutto sto casino per attirare la mia attenzione. Dico, non c'era un modo più semplice per... Forse. Ma se ti avessi detto sono innamorata di te, tu che avresti fatto? Beh, è imbarazzante insomma, non è che uno può... Insomma, io sto qua all'ambulatorio, non è che posso distrarmi tanto. C'è gente che va, che viene, che muore, non muore. Insomma, poi io lavoro 8-10 ore al giorno come un negro, insomma. Non è che... E poi... Insomma, io non so che dire. Sono così tra capo e collo. La pressione qui si abbassa, si alza, le mutue. Comunque io stacco alle 7. Se vuoi possiamo anche vederci. Veramente? Ci possiamo vedere alle 7? Sì, sì. Però promettimi una cosa, sì. Basta con le congestioni, perché portano, sì, l'azotemia, strozzemia, globuli bianchi, rossi, neri, a colori, citrosodie.